Sono qui a Roma alla Fondazione Dante Alighieri in piazza Firenze e di fronte a me c'è la signora Enrica Lessi, autrice del libro Preta a Bebè, diario di una mamma pronta a tutto, edizione PM. Certamente ha trovato un titolo decisamente divertente e insolito, invece che Preta a Portè, Preta a Bebè. Bene, mi dica come le è scaturita questa idea e quindi questo libro. Allora, innanzitutto il richiamo al prêt-à-porter è perché la moda comunque fa parte del mio DNA, ma perché ho una nonna che ha 92 anni che è un po' il mio mantra. E l'idea era di scrivere un romanzo che potesse aiutare le donne a restare donne anche quando diventano mamme. Perché seppure le donne siano famose per riuscire a fare tante cose contemporaneamente, ben detto, improvvisamente quando diventano mamme si dimenticano questa peculiarità e si concentrano solo sul bambino, dimenticandosi i propri interessi. Volevo scrivere un libro appunto che fosse ironico ma profondo allo stesso tempo e che rivendicasse la femminilità a 360 gradi e quindi ricordare alle mamme che per essere felici il ruolo della donna non va mai abbandonato. Quindi sotto tutti gli aspetti, e fisici e mentali, e quindi anche nel seguire la moda, senza abbandonarsi, senza trascurarsi. Esatto. Beh, certamente deve essere un libro abbastanza divertente. Sì, comunque. Molto. È un libro sì. E lei comunque dall'aspetto dimostra di essere in piena sintonia con questo messaggio, molto spiritosa nell'abbigliamento e il bambino o bambina? Sono due bambine, Emma che adesso ormai ha 14 anni e Carola che ne ha 11, ho tenuto questo libro nella pancia per tanto tempo. Quindi ci ha messo tanto tempo per... Per piazzarlo bene, sì, ci ho messo un po' di tempo. Ma è probabilmente anche scaturito da qualche esperienza diretta con altre mamme che non hanno seguito il suo consiglio. In realtà sì, nel senso che c'erano parecchie mamme che dicevano dopo che sono diventata mamma non ho più tempo di fare nulla. In realtà non è vero, se c'è organizzazione, volontà di fare ma le cose, certamente si riesce a fare tutto. E allora l'ultimo messaggio qual è, mamme? Mamme, ricordatevi che avere cura del vostro aspetto è una forma di rispetto in primis nei vostri confronti e anche delle persone che vi amano e che sono vicino a voi, bimbi e mariti compresi. Grazie.